Allora, oggi voglio fare un discorso serio. Voglio ritornare un po' sul derby di ieri perché purtroppo ho dovuto constatare il basso livello culturale e calcistico della generazione di adesso, delle persone che seguono il calcio adesso, del momento in cui hanno aperto questi social, perché tutti possono dire di tutto. Io onestamente ho tolto i commenti proprio per questo, perché vedendo anche sotto gli altri canali dei commenti stupidi di un'imbecillità, proprio di una bassezza proprio calcistica unica, gente che tira sempre l'acqua al proprio mulino, la squadra mia è più forte della tua, Leao pallone d'oro, cioè, ho sentito veramente cose che mi hanno fatto accapponare la pelle. Prima di tutto voglio salutare l'amico Cesare Pompilio con cui ho condiviso 3 anni di Tira Lombardia. Che purtroppo è morto oggi, abbiamo saputo adesso una mezz'oretta fa. Quindi Cesare l'ho conosciuto non tantissimo, però insomma negli studi di Lombardia ci siamo incrociati e devo dire che era una persona simpaticissima. Dopo una oggi con il fatto di non fargli mettere la maglia di Ronaldo con Real Madrid, insomma in diretta con lui non sono mai stato, ma dietro le quinte lo conoscevo benissimo. Faceva il personaggio, però era molto simpatico ed era molto cordiale anche quando mi vedeva, insomma, mi salutava. Quindi veramente mi dispiace di questa perdita di Tre Lombardi, perché perde comunque un pezzo grosso, un pezzo, un capostipite del programma. Vabbè, comunque, detto questo, incominciamo a parlare del derby. I milanisti si sono galvanizzati perché dopo 12 anni che non vincevano un derby, 6 anni che non vincevano un derby in casa, ne hanno vinto uno di misura, 3-2. Poi bisogna sempre vedere il risultato, perché io qui ho letto dei commenti obbrobrio, cioè ho letto asfaltati, sfasciati, spaccati, là. Ma scusate, ma se avete vinto 3-2, la partita è finita 3-2, vinto con un gol di Ska. Non hai asfaltato nessuno. Allora quando vinci 4-0, 5-0, che fila, raso al suolo praticamente. Cioè, la stupidità, ma anche se avesse vinto l'Inter 3-2, è stupido il commento, perché non può. Tu 3-2, se vinci di misura, non hai asfaltato nessuno. Non hai asfaltato nessuno. Se avesse vinto l'Inter 3-2, ma quale asfaltato? Abbiamo vinto un derby con Adriano che segnò di spalla una volta, 3-2. E che significa quella volta abbiamo asfaltato il Mima? Assolutamente no! Cioè, ma le partite sono andate in una maniera. Ma adesso te la spiego io la partita com'è andata. Ascolta la verità della partita. Adesso ti parlo, mi spoglio dalla pelle da interista e ti parlo tipo da arbitro, da neutrale. Allora, la partita fino allo 0-1 è stata equilibratissima, equilibratissima. Forse l'Inter giocava leggermente meglio, tant'è vero che ha inventato una grande azione con Brozovic che è andato a segnare su passaggio di Correa, con gran protezione dalla palla di Lautaro Martinez. Quindi un gol che io dico il Milan avrà il 10% di colpa su quel gol. È stata un'azione inventata dall'Inter e stop. Dopo 6 minuti, però, purtroppo, noi abbiamo questo giochetto del cazzo, tiki-taka di merda, perché dobbiamo uscire sempre palla al piede anche nelle situazioni perché non la vogliamo spazzare la palla. Quindi, alla Nereo Rocco, cioè, spesso e volentieri, quando sei pressato, devi buttarla via. Il signor Çalhanoğlu ha pensato bene di fare un passaggio verticale centrale per darla a De Vrij, sbagliando e regalando la palla a Tonali, che poi a sua volta ha dato la palla a Leao, che ha segnato. Anche se ha indovinato il tiro della domenica, comunque ha segnato comodamente il pareggio. Quindi il pareggio del Milan, e non è stato merito del Milan, è stato demerito dell'Inter che ha regalato il pareggio. È naturale che poi dall'1-1, la partita poi cambia. L'Inter, come al solito, se ne va nel pallone e il Milan ha incominciato giustamente a creare occasioni da rete. Anche se poi Handanovic, onestamente, non ha fatto neanche una parata, perché un tiro di Hernandez è uscito fuori da traverso, un tiro di Giroud è uscito fuori dopo. Una parata ha fatto Palleao, mi pare, sullo 0-0, quindi grossa pressione poi del Milan, l'Inter nel pallone, vabbè, la partita poi finisce così, diciamo che più o meno non c'è stato. Leao è stato controllato prima del gol molto bene sia da Skriniar che da coperto da Dumfries, infatti non ha preso una palla, tranne quel tiro che ha fatto che Handanovic ci ha parato, quindi prima del gol regalato da noi Leao è stato inesistente, marcato benissimo da tutti e due. Il secondo tempo purtroppo Inzaghi gioca sempre alla stessa maniera, incomincia sempre ad attaccare con questa difesa a tre, l'abbiamo detto, lo stiamo dicendo 30.000 volte, non puoi fare il 3-5-2 con lì, non hai le ali per fare quel gioco là, no, non hai Hakimi e compagnia, non ce l'hai Perisic, non ce l'hai più. Quindi
Quindi o passi al 5-3-2 o passi al 4-4, non lo puoi fare più quel gioco là, non lo capirà mai perché continuerà a giocare come ai tempi della Lazio. E quindi che cosa ha fatto? Ha prestato il fianco al contropiedista Leao, perché Leao quando ha spazio e se gli lasci spada, è vero che col Sassuolo Leao è stato inesistente. Se tu gli lasci 2 metri di spazio, è normale, l'unica cosa buona è cioè allungarsi la palla, dribblare poi praticamente negli spazi. Il secondo gol è stato scandaloso, vabbè. 5 interisti, bastoni che lascia solo a Giroud che sbuccia la palla e si ficca in porta. Poi la colpa la danno sempre a Handanovic, vabbè. Ma diciamo che il Milan stava meritando perché comunque attaccava. Il 3-1, una barzelletta perché 3 interisti si fanno saltare da Leao. Un budino manandere, ci mandano un capo, ci mandano un vendere. Niente, s'hanno fatto zumba proprio come i fess. S'hanno fatto zumba come i fess. Vabbè, là c'è la bravura, là, è normale. Quando vai in contropiede può essere devastante, ma a dire che questo qua da giù pallonatore, voglio. Stiamo cercando, ha fatto un bel gol, l'amore di Dio, ha fatto l'assist. Però se ne imbarazzavano la partita 1-1 là, a un secondo tipo un Milan non avrebbe fatto né 2-1 né 3-1, quindi dite che sembra la colpa all'Inter che ha aiutato il Milan a pareggiare. È un errore gravissimo quello là di Ciarano, gravissimo. Normale che poi la partita si mette 3-1 e tu fai poi il padrone della situazione. Incominci a smaramaldeggiare, abbiamo giocato 60-70 minuti, sacci non l'hai visto tu 60-70 minuti. Secondo me hai fatto 20 minuti, 30 minuti. Entra Dzeko in una disperazione. Fai i cambi in zaga come al solito a partita finita e ti riapre la partita. Sul 3-2, cari milanisti, io gli ultimi 20 minuti, 25 minuti, non ho visto più il Milan, ma ho visto una squadra che giocava a una porta con 8, 9, 11esimi nella propria metà campo. E dovete ringraziare il portiere se la partita non è finita in parete. Allora, ma vedete già a me, la parete da Magnan che ha parato un usaccio come ha fatto Camana là, non era l'incrocio, altrimenti neanche Magnan l'avrebbe preso, anche se è stata un'ottima parata. Il colpo di testa di Lautaro Martinez che è riuscito a sviarla là, non era neanche tanto fuoco. Comunque, il tiro di Dzeko a 1 metro dalla porta. Un Milan, quanti tiri in porta ha fatto un secondo tempo? Zero. Ha fatto solo i 2 gol. Poi come fa magari di più? Una occasione là, insomma, come 4 occasioni pulite da gol. 4 occasioni pulite da Dzeko ha tirato una cacchetta, ha tirato mocca a magna. Se stava nato uno spugnato. Quando a me la parete di piede non la faceva. Quindi, dove c'è tutto questo strapotere qua? E 23-2, soffre a fine, dice che per 65 minuti hai fatto questa partita. La partita quando finisce 3-2, la tua squadra tiene 36, e poi non finiscono 65esimi i partiti. Sono 25 più 10 minuti di recupero, quindi per 35 minuti si stringa la metà campo tu, come un gatto, aspetta là, hai sofferto, t'hanno chiuso là. E 3-3 non sarebbe stato rubato. Siccome mi hai vinto 3-2, abbiamo asfaltato. Che asfalto? Asfalto dei 25-0. E tu da sti 3 anni che io con l'Inter. Chiudo i gol, le mie fatte. A io potevo vincere 3-1. Manca a io le vinto. Tammo su uno di Coppa Italia 3-0. L'anno scorso hai vinto 2-1. Dove è che l'asfalto dell'Inter? Asfalto significa che hai vinto 3-0. Ma mi vengono in Coppa Italia 3-0. Lì significa che ti ho asfaltato. Minimo 3 gol di scarto. Ok, quindi interisti, non vi fate impietosire da questi qua, diciamo spaventare. Questi non sono nessuno, hanno vinto solamente una partita per episodi. Hanno giocato leggermente meglio dell'Inter, ma quando sono andati sotto 3-2, si è visto che anche loro hanno le loro paure e si cagano in mano. Quindi non è che tutto quello che. Ma vedete anche, si mancherà a te, 2 punti sopra, non so 5 punti, non so 5 punti. Non so, ci evochi ancora, evochi ancora. Non è che hai vinto il derby, hai vinto il scudetto, hai vinto il derby. Ma poi che perdere i punti con Sassuolo, con l'Atalanta, vedi, vinci il derby e poi Sassuolo, Atalanta, e perdi i punti, poi squadre minori, diciamo. Perché a Bergamo non mi sembra che questo grande Milan ha fatto qualche cosa. Con Sassuolo non mi sembra che Leao ha fatto questo sorta di partitone. Allora, com'è sto fatto? Quando ce l'ha su spazio, no, 3-5-2 di Inzaghi, Leao farà sempre il Maradona, farà. Anche se l'anno scorso con Leao in Coppa Italia avete perso lo stesso, 3-0. Cioè lì vi abbiamo asfaltati, 3-0. Se voi ci dice avete asfaltato, lì vi abbiamo arato, arato. Quindi se il risultato non inganna, un risultato è 3-2. E fino alla fine è sofferto come un cane 3-2. E 30 minuti, non so, gli ultimi 5 minuti, io ho fatto il gol al 67esimo. Cioè ci mancavano ancora 25 minuti. 25 minuti, non si, dove mi hai asfaltato? Tu gli ultimi 25 minuti posso fare pure 3 gol. E se hai perduto la partita, quelli 65 minuti che hai fatto non servono più. E
E siccome stavi in crisi profonda, sei andato in panico, in paura, la potevi anche pareggiare se non ti salvava il portiere. Quindi, tutto questo strapotere di Milan, a me un Milan non mi fa. Come l'hai vista? Non mi fece proprio paura Milan. Zero, non mi piaceva. È una squadra come ce ne sono tante. Campionato sarà livellato, equilibrato. Nessuno prenderà il largo. Non vede nessuno in là, perché sono tutte partite combattute. Anche ieri è stata combattuta. Questi pagliacci del Milan dico che hanno asfaltato. Che asfalto? La partita 3-2 non è asfalto di nessuno. E vince 3-0. 3-0. 4-0, 4-1. Tanda, se te vinci 3-1, forse. Ma 3-2 e il portiere ti salva tutto con la massa di gol. Ti ha salvato 3 volte la partita. Non è asfalto di nessuno, compà. A racconto di sti fa. Quindi lasciate perdere questi pagliacci. Questi qua che dicono il Milan, lasciateli perdere. Questi di calcio non capiscono un cazzo. Fosse finita 3-3, non avremmo rubato niente. Non avremmo... Il primo gol l'abbiamo regalato noi, quindi lo sanno anche loro, lo sanno. Gli sta girando tutto bene, questa è la verità. Siccome per anni e anni hanno perso derby, non si, 12 derby hanno, non so quanti derby hanno perso. Hanno vinto un derby dopo 6 anni, in casa. L'anno scorso hanno vinto 2-1, un altro pareggio e l'altro 3-0 in Coppa Italia. Vedremo, cioè ne abbiamo altri due, abbiamo la Supercoppa. Vedremo, a me mi interessa più la Supercoppa, onestamente. Me ne frega, sai, che per tanti 2 punti di merda so. E poi ci sarà il ritorno, quando sarà a febbraio. Quindi, cara, naturalmente noi in Serie A diciamo a Inzaghi, non puoi continuare così. Cioè, cerca di, quando giochi con Milan, frate me, mettici in carrete, e qui la palla non la vedo mai, hai capito? Tu invece ti ostini con questo 3-5-2, ti ostini con 3-5-2, e noi... Già mi puzzava col Villarreal, che avevo detto non mi piace questa stagione. 4 gol Villarreal, ma è calcio d'agosto. 4 e 3 con la Lazio, 1 con la Cremonese, 3 con Milan. Allora vedi che se 2 punti fanno una scopa, allora, amico mio, allora vedi che te ne va ragione con Villarreal, che è stata presa, non mi piaceva. Quando trovi squadre più o meno di livello là, te ne vai nel pallo. Sì, certo, creo le occasioni, però ti pigli pure e glieli regali, cosa grave, che glieli regali gol. Perché l'1-1 è un regalo nostro, non è stata un'azione inventata da loro, un regalo nostro. Ma boh, quindi, milanese, calma anche voi, non avete asfaltato nessuno. E voglio asfaltare, usi l'asfalto. E quando mi hai battuto 6-0 quella volta, che è successo? 6-0, io ti ho battuto 4-0 e 2-0 quell'anno, quindi significa asfaltare. Questa è una partita combattuta dove hai avuto la meglio l'episodio della tua squadra. Basta. Questo è tu, ne hai asfaltato da nessuno, ci ho messo di là, ci ho messo di là, con qualche individualità, no, perché me, ma la partita ci ho messo di quella là, e ci mancava Lukaku a noi, ci mancava Lukaku, chissà con Lukaku non si può dire, vedremo chi avrà ragione alla fine, per me la partita è equilibrio, no, qui dici tutti gli stronzi di che tanto qua sotto non commenteremo, se ti è piaciuto vedi, iscriviti al canale e va a fangu.